si sente parlare di lupi eccetera, ma noi non credevamo fossero presenti qua da noi. Questa mattina mi sono alzato e ho visto la scena con la pecora grande, rivolta e morta, poi ho cercato e un po' distante ho trovato l'agnello. Sono entrati, penso, i lupi, perché nessun animale può fare una cosa del genere qua da noi. I cani, anche se fossero cani randagi, non riescono a fare tanto. Sono entrati da questa estremità del recinto, hanno fatto un buco. La femmina grande l'hanno uccisa, tolta l'interiore, mangiata dentro un pochettino. L'agnellone invece l'hanno portato fuori, lungo la caraia a 30 metri di distanza, e lì hanno mangiato tutta la parte dietro, quindi le cosce e l'interiore, lasciando solo la parte davanti del corpo. Purtroppo abbiamo toccato con mano questa realtà che riguarda anche noi qua la pianura, e mai avremmo immaginato di trovare i lupi qua vicino a casa. La cosa che ci preoccupa è che noi non siamo attrezzati per tenere, custodire gli animali in stalle. Questo è un allevamento amatoriale, 5 pecore, non ne ho tante, e adesso se voglio proseguire mi dovrò attrezzare con una stalla, con qualcosa, con delle recinzioni particolari, perché i lupi ci sono purtroppo, siamo a Cadelbosco, quindi vicino alla città, e non è il primo caso che capita, perché io non ci credevo, ma effettivamente non possono che essere lupi. Ho già avuto l'esperienza con le volpi, ma queste aggrediscono pecore e poi mucche, mi hanno detto anche, eccetera. Speriamo il bene, purtroppo è andata male.